Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Oggi siamo qui dal negozio Pinetobi di Milano. Molto forte. Siamo alla terza puntata dello speciale Scopriamo le carte numero insieme a Pinetobi. Molto forte. Vi parleremo di altre due carte numero. Oggi tra l'altro è sabato, quindi è giornata di tornei. Fra poco i duellanti si sfideranno. E chi non di pavoni? Oggi siamo qui insieme ai pavoni. Oggi quindi iniziamo questo terzo episodio con lo spiegarvi altre due carte numero, la numero 66 e il numero 17. Due carte che scopriremo sono molto forti e possono essere giocate in parecchi mazzi. Allora, la prima carta che vi spiegheremo oggi è il numero 17, Drago Leviatano. Questo mostro, per essere evocato, ha bisogno di due mostri di livello 3, essendo un mostro Xyz di rango 3. Come abbiamo detto, questa carta ha un effetto particolare. Può staccare una volta per turno un materiale per aumentare il suo attacco di 500. Se questa carta non ha più materiali sotto, non può dichiarare un attacco, ma il suo attacco rimane sempre potenziato. Consiglio di giocare questo mostro in mazzi che hanno mostri di livello 3, molto forte. Io quindi consiglio di giocarlo principalmente in mazzi che hanno la possibilità di poter evocare mostri di con 3 stelline, di livello 3. Oppure, se ce l'avete ancora, o se nella versione più nuova del mazzo Insector, che si gioca ogni tanto, anche se in questo momento non fa parte proprio del metagame. Questa carta però rimane sempre per me un mostro Xyz molto forte. È una carta mostro molto forte, in quanto ha innanzitutto di base un attacco di 2000 punti. In più il suo effetto consiste nel staccare una volta per turno un materiale e aumentare il suo attacco di 500. Se questo mostro non ha più sotto i materiali, praticamente il suo attacco rimane 3000, ma non può dichiarare un attacco diretto. Ma è una carta forte in quanto può tirare i mostri, può tirare giù i mostri dell'avversario, i mostri più grossi d'attacco dell'avversario. Quindi comunque consiglio di giocare una copia di queste carte nel proprio extra deck. Allora, questa carta la potete giocare nei mazzi Insector o in mazzi, come vi ho detto, che permettono evocazioni che hanno mostri di livello 3. Lo consiglio di giocare se si ha nel mazzo soprattutto, per esempio, la carta Guida Tour del mondo sotterraneo, in quanto questa carta ti permette di portare un'altra Guida Tour in campo e quindi evocare facilmente questo mostro. Oppure, come vi ho detto, nel mazzo Insector, questo mazzo che gioca tante carte di livello 3, come la Libellula Insector e il Chino di Pavoni. Oggi siamo qui insieme ai pavoni. La prossima carta della quale vi parleremo oggi è, come vi ho detto, oltre al numero 17, il numero 66, Scarabeo Maestro delle Chiavi. Ecco, questa è un mostro Xyz, diciamo, a sorpresa, nel senso è una carta che non mi aspettavo fosse così forte. Il suo effetto, innanzitutto, è un Xyz, come possiamo dire, di livello 4, e per essere evocato ha bisogno di due mostri livello 4 oscurità, quindi solo mostri di livello 4 oscurità. Il suo effetto consiste nello staccare un materiale una volta per turno, scegliere come bersaglio una carta che controlliamo, e questa carta non può essere distrutta dagli effetti delle carte. Un'altra particolarità è che questa carta, questo mostro, se sta per essere distrutto da effetti di carte dell'avversario, puoi scegliere di mandare una delle carte che è bersagliato con il suo effetto, con il suo primo effetto, mandarla al cimitero al posto di questo mostro.
molto forte. Dal numero 66 ora guardiamo i punti di attacco e di difesa. Di attacco ha 2500 punti, di difesa 800. Quindi unendo il suo attacco e unendo l'effetto che ha, possiamo considerare che questo mostro Xyz è un mostro forte. Molto forte. Molto forte. Allora, esaminando questo mostro nero, abbiamo detto che per evocarlo sono due mostri di livello 4. Però di livello 4 devono essere oscurità, esclusivamente oscurità. Quindi consiglio di giocarlo soprattutto in due mazzi in particolare. Il primo mazzo che consiglio dove giocarlo è il mazzo branco malvagio, con i branco malvagi che hanno molti mostri appunto di livello 4 oscurità. E l'altro mazzo che consiglio è il mazzo alla nera, famoso per avere anche lui mostri con 4 stelline oscurità. No! Il numero 66 io lo vedo molto bene in combo, soprattutto con certi tipi di carte trappole che appunto si giocano nel mazzo branco malvagio e nel mazzo alla nera. Carte trappole come possiamo pensare a zona sicura o catena demonia. Io adesso non vi sto a spiegare bene la combo. No! Leggete voi bene gli effetti sia delle carte trappola che di questa carta e scoprirete il perché vi ho detto zona sicura o catena demonia. Che chilo di pavoni! Oggi sono finissimi i pavoni. In conclusione quindi vi ricordo che sia il numero 17 che il numero 66 consiglio quindi di giocare una copia di questi mostri nel proprio extra deck, in quanto li ritengo anche loro dei mostri neri forti, molto forti. Per oggi abbiamo finito il terzo episodio delle carte numero. Oggi vi abbiamo parlato delle carte numero 66 e 17. Quindi io vi saluto e alla prossima, dove vi spiegheremo altre carte, non il numero. Quando mi... anziché stamparmi una cosa in testa, vi ricordo inoltre di aggiungerci su Facebook per i Tobi, di cliccare mi piace se vedete questo video e di iscrivervi al canale YouTube per i Tobi. Ciao, 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 ciao. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger.